Ciao a tutti, io sono K e vi do il benvenuto nel canale Yo K Show. Rieccoci di nuovo nella rubrica Cose Nascoste In, nella quale manco fossimo la Mystery Gang di Scooby-Doo, andiamo a scovare quante più curiosità e citazioni pop possiamo, nascoste in un'opera di animazione. Insomma, tutte quelle cose da rompiscatole che nessuno aveva notato sullo sfondo e che a noi bimbi speciali piace tanto cercare. Ecco tutto ciò che abbiamo trovato nel settimo episodio della seconda stagione di Eluva Boss. L'episodio 7 della seconda stagione è uscito esattamente il giorno dopo il 31esimo compleanno della sua creatrice Vivien Medrano. Questa puntata è quella che al momento ha il titolo più lungo non solo della seconda stagione, ma di tutta la serie in generale. Inoltre è anche l'episodio più lungo per ora, per durata, poiché dura ben 30 minuti. La quarta cosa particolare che abbiamo notato è che un sacco di gente che guarda i nostri contenuti non è ancora iscritta al nostro canale. E se ognuno di voi lo facesse, beh, potremmo seriamente creare qualcosa di bellissimo tutti insieme. La voce di Mammon è interpretata dalla guest star Michael Cusack, il creatore della serie YOLO di Adult Swim e il co-creatore della serie Smiling Friends, insieme a Zach Handel, che a sua volta ha prestato la voce ad alcuni personaggi di sfondo dell'episodio. Questo episodio è definibile a tutti gli effetti come un musical, perché presenta una scena musicale non diegetica. E cosa cacchio significa diegetica, K? Mi chiederete voi. In pratica, in un musical, spesso quando sentite dei personaggi cantare, in realtà non lo stanno facendo veramente nel loro universo, ma è come se stessero solo parlando. Solo noi li vediamo cantare, ma è come se stessero facendo un discorso. Ed è quello che avviene in questa puntata con la canzone Crooked, in cui Fizzarolli e Asmodeus cantano, ma solo come parte del musical, non stanno cantando nella realtà. Come è accaduto con Oops, anche questo episodio contiene delle animazioni sviluppate da uno studio esterno con cui la Spindlers a volte collabora, la Toon City Animation. È la prima puntata ad avere i titoli di testa, oltre che quelli di coda. Ogni volta che appare il principe dell'avarizia, viene giustamente accompagnato da simboli di dollaro e coriandoli. Se osserviamo la parte alta della sua chitarra, notiamo che ha un cappello da pagliaccio. Nel flashback, Mammon afferra un piccolo imp con gli occhiali. Questo è Wally Wokeford da bambino, cosa che è stata confermata ufficialmente da un tweet di Logoblock, un animatore della serie. Quando il principe dell'avarizia dice che le donne non sono divertenti, in basso a sinistra appare per qualche secondo l'avviso scritto da Vivien Medrano. Facendo un passo indietro, se ricordiamo, il concerto di questa puntata ci è stato mostrato in modo indiretto nell'episodio 7 della prima stagione. Se ricordiamo, l'abbiamo visto nelle foto dello smartphone di Blitz, in cui vediamo lui e Fizzarolli insieme a quell'evento. Zoomando sulla bocca di Blitz, notiamo che in passato aveva l'apparecchio ai denti. Come detto nella nostra analisi, il personaggio che molesta Fizzarolli si chiama Barney Barnes, o Cripzo, come indicato nei crediti. La cosa che tuttavia potreste non sapere è che questo personaggio è una parodia dei reali fan ossessionati e stalker che davvero dedicano la loro esistenza a criticare lo show. Infatti, se ricordate, Cripzo ha un blog, che è una presa in giro di quelli veri che trovate su Tumblr che insultano lo show. Non faremo nomi, ma potrebbe essere un reale riferimento a uno stalker tossico che ha perseguitato Vipsipop, di cui si può facilmente reperire la lore su YouTube. Parlando di Fizzarolli, se osserviamo attentamente, ha un gesto ricorrente che testimonia il suo nervosismo, ovvero la coda che gli si attorciglia tra le gambe. Lo vediamo ad esempio quando appare per la prima volta il fan tossico e successivamente quando lo ritroviamo al meet and greet. I RoboFizz che vediamo durante lo spot sembrerebbero essere una versione più recente rispetto al robot che abbiamo visto a Lululand, complice anche il fatto che esistono in diverse varianti. Alcune buste della spesa hanno la scritta Hellmart, una parodia della reale catena di supermercati americani Walmart. Uno dei demoni ha in mano una scatola di cereali della marca che non possiamo leggere in altro modo di... Quando il Fizz dottore analizza il paziente per capire se ha il cancro o no, quando infine suona, il suo display mostra la scritta LOL, RIP, un tantinello stronzo. Ma dopo tutto siamo all'inferno. RoboFizz, a quanto pare, è lavabile in lavastoviglie. Il suo costo è di 69.99 dollari. O anime, insomma, la moneta che hanno all'inferno. Ah, e niente rimborsi, perché se non ti piace, beh, la colpa è tua.
Il clown è decisamente nervoso in ogni foto o video con Mammon. Visto come lo tratta e vista la quantità di cringe nelle sue pubblicità, penso lo saremo tutti. Analizzando Fitz, nonostante abbia la faccia pallida a causa delle ustioni, la copre con il trucco per eliminare ogni cicatrice del suo passato. Anche perché nel caso delle ustioni di Blitz, non è che un incendio ti sfigura in maniera perfettamente uniforme e geometrica. Pizzarolli ha vinto il concorso annuale di clown di Mammon per 10 anni di fila. Asmodeus dice che non apprezza dover creare dei giocattoli sessuali basati sulle fattezze del clown. Questo ci dice indirettamente che i RoboFitz sono creati nella sua fabbrica. La soap opera equestre che Blitz stava guardando in TV potrebbe essere un riferimento a My Little Pony, l'amicizia magica. Vicino a lui troviamo delle interessanti patatine plain ass flavor, ovvero al gusto di culo. Tasty. La ciotola in cui Blitz sta mangiando dei cereali? Ovviamente ha altri cavalli stampati sopra. La cover del suo telefono ha la scritta Ride Me. Ok, questo è un Inception. Blitz che mangia il formaggio con salsa piccante è una citazione all'episodio The Harvest Moon Festival, che a sua volta è una citazione ad una live in cui Brandon Rogers, il suo doppiatore, faceva la stessa cosa. Ozzy cita gli eventi dell'episodio precedente, dove menziona il fatto che Pizzarolli sia stato rapito da Crimson e da Stryker per richiedere un riscatto, finché Blitz non lo ha aiutato a scappare. Ogni volta che Blitz esce da una macchina o simili, cade di faccia. Quando il capo della IMP fa la guardia del corpo a Pizzarolli all'evento, riscontriamo che indossa lo stesso completo già visto quando proteggeva Stolas nell'episodio Lululand. A causa delle restrizioni di YouTube sulle parolacce, la parola cunt, che Mammon usa più volte durante l'episodio, è stata censurata con un effetto sonoro. In Australia questa parola ha diversi significati, ma quelli principali sono f***a e testa di cazzo. Le due sorelle rivali di Fitz, Glitz e Glam, sono doppiate dalla stessa doppiatrice, Faye Amata, che forse potreste non sapere essere anche la voce di Katie Killjoy nel pilot di Aswin Hotel. Il teatro del principe dell'avarizia è situato dentro una struttura che ricorda uno squalo e una nave. La canzone che si sente quando tutti si esibiscono è chiamata Juggling is Cool, scritta e cantata da Tom Cardy, un musicista famoso su YouTube che sicuramente ricorderete per la canzone Red Flags, il cui videoclip è diventato un meme famosissimo. I raggi della ruota del monociclo su cui è Pizzarolli formano un pentagramma. La tipa in topless al concerto ha un cartello con sopra scritto Mammon ricarica e sotto il numero del suo conto in banca. La sequenza in cui Pizzarolli è ricoperto di crema per torte ha molte somiglianze con la scena in cui Harley Quinn è ricoperta di budino in Batman The Animated Series, oltre che ricordare la famosa scena di Flashdance. Quando il bambino povero paga Mammon con degli avanzi, viene portato via dalla sicurezza che gli mette in testa un sacchetto con sopra scritto sacco poveri. Il segugio infernale che porta via il povero bambino, in tutti i sensi, è anche lui tematizzato come fosse un clown. Pizzarolli si nasconde dietro un cartonato del RoboFitz cameriera, il cui fumetto dice «Pulisco ogni angolo e fessura». Nello sfondo possiamo notare un sacco di merchandise del clown. Il Fitz da Kimakura, il Fitz Funko Pop, il Fitz in a jar, che sarà con te per sempre. Il Fitz cappellino, la Fitz sveglia, le Fitz palline anali e, ovviamente, il Monopoli di Pizzarolli, il Fizzaropoli, lo voglio. Un altro tipo di merchandise è il lubrificante industriale, la cui immagine di Fitz è un palese riferimento alla copertina dell'album dei Blink 182 Enema of the State, con cui tra l'altro siamo cresciuti. Blitz assume l'iconica posa capovolta di Spider-Man mentre protegge l'amico clown. Pizzarolli dice di non saper fare accenti, ma in realtà ne ha già fatti in passato, basti pensare a come imitava quello italiano nella canzone del precedente episodio. Oltre questo scopriamo che conosce il linguaggio dei segni, ci viene mostrato quando parla con il piccolo fan non udente. Una curiosità molto recente è che quando è stato chiesto da una fan a Vizipomp in un'intervista come si chiamasse il piccolo imp, lei ha confermato non avesse nome, ma proprio sul momento ha deciso di chiamare Marlo Oliver. I wanted to ask, what was the name of the little boy in the episode who did the sign language? I don't want to come up with a bad name on the spot, but... Carmine is a good name. Carmine is a good name. What about Oliver?
La canzone delle Glam Sisters, Clown Beach, era già apparsa nella sua versione instrumental nel trailer della seconda stagione di Eluva Boss. Durante la loro performance, una delle due si alza la maglietta mostrando i seni. Inizia ad apprezzare tutta questa abbondanza di tette nello show, eh? Lo specchio del camerino di Fizzarolli ha, ovviamente, le fattezze della faccia di Mammon. Appeso lì, vediamo che ha anche una sua foto con scritto "Vio Cunt". Davvero un capo incoraggiante, non c'è che dire. Una cosa particolare che scopriamo è che Asmodeus è in grado di rimpicciolire se stesso. Sì, lo so, qualcuno di voi mi dirà: ma Kappa, la sua forma ristretta si è vista anche nell'episodio Ozis della prima stagione, oppure quando si rimpicciolisce entrando nel camerino. Sì, lo so, ma non è questo il punto. Qui ci troviamo davanti alla risposta di come Fizz riesca a farsi scopare. Nel camerino di Fizz notiamo dei poster promozionali abbastanza, squallidi. Un poster recita: la Fizzy sciarpa, lavabile in lavatrice e che non vi si attacca nemmeno lo sperma. D'accordo? La bambola Fizz vomitante, al gusto matcha. E l'immancabile succo di clown, fatto con vero clown. In questo episodio vengono mostrate le corna rotte di Fizzarolli, che normalmente erano nascoste dal suo cappello da giullare durante questa scena davvero toccante. Scusate, so che questa scena è bellissima, ma sono l'unica ad avere notato questa maschera con la faccia di Fizz che mi inquieta da morire? Il clown che arrossisce quando Asmodeus inizia a parlare sarà il mio salvaschermo per sempre. Se guardiamo bene, noteremo un piccolo frame in cui Fizzarolli guarda Ozzy e sembra che abbia la faccia del meme del gatto col coltello. Da questa parte invece possiamo notare questo Fizzarolli gigante che probabilmente mi sognerò stanotte. Alla fine della canzone nel camerino, Fizz pronuncia il verso della rana, Ribbit, che sarebbe l'equivalente inglese di Kra. Nella scena in cui Blitz spara Crypto nel camerino, il buco nella sua testa è a forma di cuore e incornicia magnificamente i due spasimanti. Quando Mammon appare al suo posto d'onore, si può udire il suono tipico di un registratore di cassa. Se ci soffermiamo ad osservare questa inquadratura, noteremo che è molto simile a quella in cui è ritratto Valentino nel video Addict. La canzone di Fizzarolli si chiama Two Minutes Notice ed è stata scritta da Sam Haft e Andrew Underberg, gli stessi che hanno scritto anche Clown Beach. Durante la canzone vediamo ben quattro momenti o istantanee dove Mammon è palesemente abusante nei confronti del clown. In una Fizzarolli sta facendo il giocoliere con un sacco di armi pericolose che gli lancia Mammon. In questa vediamo che il principe gli sta imponendo di dimagrire sempre di più nonostante sia già magro. Poi gli intima di ballare fino allo stremo, Dance Clowboy. Infine lo usa come bersaglio mentre gli lancia dei coltelli, bendato. Il portale da cui appare Asmodeus per dire a Mammon che la canzone parla di lui si origina da tre cuori. Fizzarolli che rompe i bracciali che porta ai polsi simboleggia il fatto che si stia liberando dalla prigionia di Mammon. Quando viene inquadrata la platea, possiamo notare diversi personaggi che sono gli alter ego di molti membri della Spindelors. Limp col cappello è il video editor Mike Boggs. L'Hellhound con la maschera, che abbiamo visto anche nell'episodio di Belzebù, è Crash and Rhodes. Poi abbiamo il ritorno della character designer Cecilia Gonclaves, o semplicemente Calis Droves, riconoscibile per la spilletta con l'ape, che appare per la terza volta in Eluva Boss. Questa invece è l'impsona di Raphael. Il personaggio di Logan Niblock, il piccolo imp apparso quattro volte nella serie. E infine lo storyboarder Zach Gearing. Mammon è seduto al centro di una gigante ragnatela. Questo simboleggia che è lui ad avere il controllo. Noi ci abbiamo visto anche una metafora di come a volte si rimane invischiati in certi ambienti marci dello show business, di cui lui è il boss tossico. La custodia del telefono di Fizzarolli con la scritta Queen Plussy è un riferimento a un formato meme in cui le persone combinano la parola pussy con la caratteristica o tratto distintivo. In questo caso Plussy sarebbe la combinazione delle parole clown e pussy. Nella schermata di chiamata con Mammon possiamo notare un po' di cose. Prima tra tutte, invece di incoming call, c'è scritto incoming call. Ditemi che l'avete capita. Le uniche due fantastiche opzioni disponibili sono o rispondi o rispondi, fighetta. Non è possibile rifiutare. In questa scena osserviamo che Asmodeus si copre usando delle tende. Probabilmente sta avendo un'erezione. La platea che rimane sconvolta alla strofa e al gesto di Fizzarolli, bending life bent over with your fist in my A. Tranne lei. Lei sembra entusiasta.
Secondo Inception di curiosità, la posa che Fizzarolli fa alla fine della sua canzone somiglia in modo incredibile a quella di Alexander Hamilton nell'omonima opera musicale, che a sua volta è basata sull'iconica posa di Freddie Mercury. Mammon vomita sul robo Fitz quando si rende conto che Fizzarolli si sta dimettendo. Il clown utilizza lo stesso accento australiano di Mammon per prenderlo in giro, dicendogli "Good day, mate!" Quando Ozzy rivela al pubblico la sua relazione con Fizzarolli, si scatena tutto il fangirlismo. Tra questi vediamo addirittura un imp con ben 3 telefoni al braccio. Il primo smartphone mostra una conversazione con un suo ex, dove si vanta di aver ragione riguardo allo shippare Ozzy e Fitz e si aspetta presto delle fan art. Nel secondo è presente una schermata di quello che sembra il feed di Twitter o X, con un sacco di persone che discutono che la ship Ozzarolli / Fizzarozzi era giusta. Ah sì, questa gif di Fitz che si muove in super hype è palesemente una citazione alla mia gif preferita di Kermit la rana. Il terzo telefono mostra il forum Clownporium. La prima discussione parla fondamentalmente di un modello adulto che vende pettini. La seconda discussione è fatta da una versione imp del meme di Reddit Neckbeard e sta parlando della necessità di piedi da clown per scopi di ricerca. Uno degli utenti nei messaggi di Clownporium si chiama Doug Dugs, una possibile allusione al reale gioco Namco Dig Dug. Questa è la prima volta che due dei 7 peccati capitali appaiono in un episodio della serie, ed è la prima volta che vediamo uno scontro tra due di loro. Come sempre, Blitz rovina il momento romantico chiedendo a loro: chi è che sta sopra? E beh, la faccia di Asmodeus dice tutto. È stata davvero una bella avventura trovare tutte queste cose nascoste. Aggiungete qui sotto anche voi altre citazioni o cose di cui vi siete accorti, creando così il nostro database di curiosità. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi un sacco di contenuti a tema animazione. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video!